Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei Celestial Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati alla nostra rubrica La Domanda Fondamentale. La domanda fondamentale di oggi ce la pone un nostro iscritto, e quindi bell'uomo, Loren02. Umbe, cosa ci chiede? Il nostro iscritto Loren02 dice: potreste fare un video su come scegliere l'armata con cui iniziare a giocare? Sia per 40k sia per House. Post scriptum: sì, devo iniziarne una nuova e non so cosa prendere. Grazie per la domanda, invitiamo anche tutti gli altri iscritti, ma soprattutto tutte le altre iscritte, a chiederci se, come in questo caso, hanno domande fondamentali o comunque aspetti e lobby che vogliono esplorare tramite il nostro canale. In particolare, tratteremo quindi oggi, grazie al nostro iscritto, l'approccio alla costruzione e ancora prima alla scelta di un nuovo esercito. Come si sceglie un nuovo esercito? In realtà ci sono diversi modi, non esiste la one best way, quindi l'unico modo per cominciare a fare un esercito che sia in Warhammer 40.000 o ci aggiungo anche nel Sirian. In questo caso potremmo dire che esistono due macro, quella da power player, che purtroppo per voi non ci appartiene, quindi esploreremo per nulla o per poco, o Smortrex se resusciterà ancora vorrà far parte, visto che è roba sua questa parte. Noi invece oggi esploreremo la parte da hobbista, da modellista, quindi questo tipo di approccio. Due cenni velocissimi anche sull'altra parte, quella da power player, quella ci piace un po' poco. Il power player è questo individuo disgustoso che sta nella frangia orientale, tipo Mortrex, eccetera, eccetera. È una persona che approccia appunto alla costruzione di un esercito cercando semplicemente la performance dello stesso. Quindi, certo, di base a nessuno piace giocare per perdere, però al nostro power player non piace giocare per divertirsi, gioca solo per vincere ed è contento solo quando vince. Purtroppo, nel nostro concetto, mi dicevo prima, l'hobby non si riduce a questo. Quindi fa una scelta particolare nella scelta appunto dell'esercito. Va a scegliere quei modelli che secondo lui, o secondo altre persone, rendono meglio sul campo di battaglia. Oggettivamente è vero, ci sono modelli che potrebbero essere considerati più facili da giocare a causa del costo in punti, delle regole, eccetera, eccetera. Ma, appunto, tutto questo approccio lo lasciamo lì. Una frase trita e ritrita, che però ha un gran senso, è sempre quello di partire nella scelta di un esercito dai modelli che ci piacciono. La cosa difficile, semmai, è capire tra tutti i modelli che ci piacciono dei vari eserciti con quali cominciare. Beh, una cosa è oggettiva, e qui ci tengo comunque a dirla, nonostante questo tipo di approccio, esistono degli eserciti che potremmo definire più complessi di altri per quanto riguarda il gioco, ok? Nel senso che esistono magari degli eserciti, qui per esempio mi vengono in mente gli Arlecchini per quanto riguarda Warhammer 40.000, che sono molto tattici, a differenza di altre tipologie di eserciti, magari dove la fanteria media, la fanteria di base è molto resistente, quindi tendenzialmente ti perdona qualche errore. Determinati eserciti, soprattutto anche in passato gli Eldar, stiamo parlando del 40.000, ma anche potremmo parlare degli Alti Elfi, eccetera, eccetera, certi errori non te li perdonano, quindi magari non sono adatti a chi comincia da zero l'approccio appunto di gioco a questo hobby, perché semplicemente potrebbe scoraggiarsi. Poi, se ti piacciono invece i modelli
ti piace come collezionare, eccetera, eccetera, magari giocherai un po' meno, ma man mano che crescerai, prenderai confidenza con il tuo esercito, in realtà poi andrà avanti. Per questo, questa frase, cioè il fatto di dire di cominciare dai modelli che ti piacciono, è molto importante, perché ti permetterà di andare oltre quelle che saranno le sconfitte anche emotive e le legnate che prenderai sul campo di battaglia. Anche perché, parliamoci chiaro, cominciare con un esercito nuovo significa imparare a conoscerti. L'esercito dovrà conoscere te e tu dovrai conoscere i tuoi modelli. E quindi come si comportano, come reagiscono sul campo di battaglia, che a meno di avere dei dadi truccati potrebbe essere comunque una cosa non semplice. Dicevo, quindi, prima cosa, scegliamo dei modelli che ci piacciono da collezionare, da dipingere, in genere che da vedere ci fanno stare bene. Poi da lì, un approccio che veniva consigliato ai miei tempi, che oggi si è un po' perso, perché ci piacerebbe subito essere competitivi, partire sbadong con 2000 punti di esercito e andare a dare mazzate sul campo di battaglia. Bellissimo, ma soprattutto se siamo neofiti e non siamo quindi dei veterani, sarebbe meglio partire, e questa cosa in realtà vale anche per i veterani, con scaramucce, battagliucce un po' più picciuline, una cosa un po' così, tipo un QG e una truppa o un paio di truppe. Questo non tanto perché motivi particolari, semplicemente ci si abitua a quel tipo di truppa. È garantito che giocando così si conosceranno meglio le reazioni. Ci fu tra l'altro, in tempi non sospetti, su White Dwarf, uno scontro in cui noi siamo orfani di Jervis Johnson, proprio lui guidava un esercito di elfi oscuri. Perse come suo classico, perché non vinse mai una battaglia che io ricordi Jervis Johnson comunque, infatti era famoso per questo, tra le altre cose, l'alfiere invece era la cosa per cui lo amavamo tutti, chiusa parentesi, semplicemente disse, avevo avuto il tempo di giocare con un esercito di a 500 punti e guarda caso le truppe che nella partita a 3000 punti si sono comportate meglio erano proprio quelle, perché le avevo potute testare, ci avevo preso confidenza. E lui comunque è un iperveterano, al di là del fatto che avesse questa nomea di perditore seriale di battaglie di Warhammer Fantasy e 40.000, comunque è un veterano, quindi è uno che approccia al gioco ce l'aveva, dice, ma guarda caso le mie truppe che sono comportate meglio sul campo di battaglia sono quelle con cui avevo preso confidenza prima, con cui avevo giocato con le nuove regole piuttosto che eccetera eccetera. Quindi il mio consiglio è, scegliamo magari un comandante, un QG, un eroe, una truppa, a seconda, poi ci stiamo parlando di 40.000 fantasy, di un esercito con modelli che ci piacciono e cominciamo a giocare. Troveremo qualcuno per una partita veloce a 500 punti, non per forza esistono solo i tornei, no? Nei negozi Games Workshop, come in tanti altri negozi anche non ufficiali, ci sono a disposizione un sacco di tavoli e soprattutto un sacco di persone spesso con le quali giocare. Quindi testiamolo, proviamolo contro diversi eserciti, diverse razze, eccetera, eccetera, e prendiamo confidenza. Avremo il tempo di dipingerlo e in questo senso potremo aumentare mano a mano le truppe. Vedremo anche cosa ci manca, anche perché poi altro aspetto della costruzione di un esercito che non abbiamo ancora preso in considerazione è fondamentale il nostro stile di gioco. Come giochiamo? Siamo aggressivi, siamo difensivi, abbiamo le orecchie a punta, non ce l'abbiamo, abbiamo la barba e ci piace la birra. A seconda del nostro approccio di gioco, anche in questo senso ci saranno eserciti virtualmente più adatti rispetto ad altri. Poi anche lì posso scegliere per divertirmi una lista sbilanciata, piuttosto che invece per essere più competitivo magari una lista più flessibile, eccetera eccetera eccetera. Ma tutto riguarda il testare le truppe. Poi se ho amici in questo senso che mi permettono, sicuramente magari di proxare all'inizio per testarle magari le truppe prima di acquistare i modelli se non ne sono sicuro. Però questo ovviamente si parla di partite casalinghe. E alla base di tutto c'è il sapere, la conoscenza. Il sapere e la conoscenza si intendono i libri, che siano gli ebook piuttosto che i meravigliosi libri che noi collezioniamo come hobbisti, quindi libri di eserciti, manuali, eccetera eccetera. Molti di questi, tra l'altro, sempre se non siamo convinti di comprarli da subito, infatti sono belli uguali, ma vogliamo semplicemente sfogliarli per appunto vedere le truppe, vedere un po' cosa fanno, vedere se si adattano al nostro stile di gioco o meno, a questo punto possiamo andare in un negozio. Spesso i negozi Games Workshop ci mettono a disposizione i codex piuttosto che i libri degli eserciti, e li possiamo sfogliare
e quindi fare magari delle partitelle sui campi di battaglia, vedere come giocano gli altri, per vedere cosa ci entusiasma di più o meno. Ci piace un'orda verde che avanza piuttosto che ci spare, ci piace stare trincerati a sparare da lontano con i pezzi grossi. Quello poi dipende da voi. Un altro degli aspetti da tenere in considerazione sulla linea di quanto abbiamo appena detto è anche proprio la tipologia di esercito. Sia nel fantasy che nel 40.000 ci sono eserciti che per loro natura sono più predisposti a un certo tipo di gioco. Nell'esempio del 40.000 fatto prima con Arlecchini ed Eldar, parlavo di un gioco più tattico, ma ci sono anche eserciti che tendono a usare più la magia per loro natura, eserciti più adatti a liste di tiro piuttosto che altri che devono entrare il prima possibile in corpo a corpo, eccetera eccetera. Quindi anche questi fattori sono da tenere in considerazione rispetto al vostro stile di gioco. Se poi voi mi rispondete come faccio a sapere qual è il mio stile di gioco, questa è una domanda fondamentale per la prossima puntata. Io spero di aver risposto alle vostre domande, quantomeno per inizio d'approccio. Se volete sapere qualcosa di più specifico, quindi più approfondito riguardo a questo argomento, non avete che da chiederlo. Ricordate di iscrivervi, mettere un mi piace e vi saluto. Ciao alla prossima! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati alla nostra rubrica La domanda fondamentale. La domanda fondamentale di oggi ce la pone un nostro iscritto, e in questo caso bell'uomo, Lorien17, giusto Ombe? No, Lorien02. Porca puttana, la rifaccio. Era 02, davvero? Perché ci mette 17? Lorien02. Perché ci mette? Perché ti metto il cartello? E attacchiamo tutte con una musichetta, facciamo tutta diverso. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Pensiero, ti vuoi rubare la scena anche sulla tua rubrica? Guarda che è un copione di merda. No, la sua rubrica in effetti non inizia così, dice sempre benvenuto. Però quando può, tra... Senza che ci vuole il cartello. Adesso vediamo cosa dice fuori.